Ehi, Ale! Come posso aiutarti? Salta sulla buggy, ti racconto la storia strada facendo. La scorsa settimana Ramiro stava rovistando tra delle vecchie cianfrusaglie a casa dei suoi genitori e ha trovato questa foto. Me l'ha data pensando che mi sarebbe piaciuta, ma non credo si sia reso conto di cosa fosse. Dimmi, quali sono secondo te le due cose più importanti della cultura messicana? Ah, la famiglia e il cibo? Famiglia e arte? Famiglia e musica? Quasi. La famiglia è la Volkswagen Beetle, o Bocho, come è soprannominato il messicano. Il mio bisabuelo Fernando è stato il primo Miron a possederne uno. E grazie a quella foto, credo di sapere dove si trovi. Seriamente? Andiamo a cercarlo. Mi racconti qualcosa di lui? Bisabuelo significa bisnonno, ma in famiglia lo chiamiamo solo papà Fernando. Non l'ho mai conosciuto, ma tutti dicono che sono esattamente come lui. Pazza per le auto. Devi capire che in Messico un vocio è come un membro della famiglia che vive nel tuo garage. Papà Fernando adorava quell'auto con tutto se stesso. E penso che il vocio sia morto su una strada fangosa sulle colline. Ha scattato un'ultima foto e l'ha lasciato lì. Quindi, ecco dove stiamo andando. Se tu riesci a trovarlo, io posso sistemarlo. Spero che riusciremo a recuperarlo. Saliamo sulle colline. Cerca una svolta. Ci dovrebbe essere una strada o una pista. A chi? Proprio come nella foto. Guardati intorno. Questo è sicuramente il posto giusto. Ma non so perché papà Fernando abbia portato qui il vocio. Le tempeste possono essere tremende qui. Fammi solo aprire la porta. Ti stacchi? È davvero qui! L'abbiamo trovato per te, papà Fernando! Ma guardalo! Non ho mai visto un maggiolino simile. Oh, sta arrivando il brutto tempo. Non mi piacciono le strade da queste parti. Guida tu il camion. Ok. Devo installare una nuova batteria. E tantissimo olio. E le gomme e l'impianto elettrico. Non sarà facile nemmeno per me. È un maggiolino. Scommetto che parte al primo tentativo. Sai, non mi sorprenderebbe. Occhi aperti per i lavori stradali. Le strade sembrano aperte adesso. Vedrai che andrà tutto bene. Ah, ok, e questo cos'è? Ah, sembra ci siano dei lavori stradali in corso. Riesci a trovare un modo per aggirarli? Penso di potercela fare. Questo è un bel modo per superarli. Cosa ci farai? Ho tante idee. È questo l'aspetto particolare di un vocio. Non è solo un'auto, è uno stile di vita. Parcheggia qui, mi occuperò io del resto. Cosa ti avevo detto? Non servono magie per trovare un'auto perduta, ma tanta fortuna e duro lavoro. E un drone a volte. Oh beh, il duro lavoro è appena iniziato. Ci sentiamo presto. Hola! Che ne pensi?
Ah, molto bene. Dov'è il vocio? Me la sto prendendo comoda. Ho scoperto che papà Fernando l'ha comprato nel 1963, uno dei primi prodotti qui in Messico. Per tutta la vita non ha mai permesso che un altro meccanico lo toccasse. Ecco a cosa serve la Hot Rod. Non ti preoccupare, Superstar. A volte anche le auto standard non sono così male. Che vinca il meccanico migliore? Ah, quindi va così. Ok, allora. C'è un percorso più breve. Vai dritto. Stai seguendo il percorso più breve. Anna, da che parte stai, amica? Errato. Non c'è un percorso fisso per questo incontro. Sto fornendo assistenza di navigazione. Ti darei il 5 se fosse possibile, Anna. Sei di nuovo sul percorso principale. Lascio tornare in garage. Chiamami. Guarda, mia nonna Rosa mi ha raccontato della prima volta che papà Fernando vide una Volkswagen Beetle. Quando le portarono in Messico nel 1954 per gareggiare nella carriera panamericana. Sembra fantastica. Posso? Ci puoi scommettere. Ho tracciato un bel percorso di rally per te. Sarò copilota. A sinistra e poi a sinistra. A destra, poi a sinistra. Leggermente a destra, non tagliare, poi salta oltre. Leggermente a destra, poi salta oltre. Destra, poi subito sinistra. Un salto, poi nell'acqua, poi subito a destra e cambio di superficie. Leggermente a sinistra, non tagliare, poi cambio superficie. Sinistra, poi a destra, senza tagliare. Cambio di superficie, poi a sinistra. A destra, poi nell'acqua. In acqua e poi gira subito a destra. Che corsa splendida! Ben fatto!
Riesci a immaginare di percorrere questi 3.000 chilometri attraverso il Messico negli anni 50? Secondo papà Fernando era la dimostrazione che il vocio potesse fare qualsiasi cosa. Sembra che fosse un tipo interessante. Vorrei averlo conosciuto. Che ne pensi? Mio zio Victor mi ha detto che papà Fernando gareggiava per Guanajuato. Prima della scena clandestina, prima di Horizon, prima ancora che la chiamassero Gincana. Sembra fantastica. Posso? Ci puoi scommettere, questo è un ottimo punto per una gincana. Ho impostato un percorso, fammi vedere cosa sapete fare tu e il vocio. Bene, andale, ho avviato il timer. Si comincia! Mentre ci lavoravo ho trovato dei bulloni di montaggio sul telaio. Penso che volesse modificare l'assetto in qualche modo. Non so ancora perché, ma era molto avanti per i tempi. Rampa in vista! Sei pronto a volare, vocio? Fantastica! Puoi, ecco, fermarti pure. Mi chiedo proprio cosa stesse facendo con questa auto. La rimetterò sul ponte e darò un'altra occhiata. Si direbbe che le auto siano una passione di famiglia. Non sai quanto. Altre modifiche. Ho cercato di avvicinarmi il più possibile a come l'avrebbero costruito papà Fernando e una squadra da rally. Davvero? Qualcosa non va? Non pensi che avrebbero usato un po' di tecnologia moderna pur di far andare più veloce il vocio? Salta a bordo e provalo. Capito. Percorso impostato. Ti segnalo le tappe strada facendo. Vuoi iniziare una prova a tempo? Sono pronto a tutto. Bella derapata. Ehi, fai attenzione alla carrozzeria, l'ho appena sistemata.
a sinistra. Tra 400 metri, gira subito a destra. Gira subito a destra. Quando l'ho messo sul ponte ho visto tutti i danni sul fondo. Con papà Fernando alla guida questo vocio è stato messo a dura prova. Ho sostituito il fondo e ricostruito gli ammortizzatori. Dovrebbe andare bene ora. Come la trovi? Ah, tutto bene, ma ora sono occupato. C'è un'altra tappa per te. Vado. Tra 400 metri, gira a destra. Gira a destra. Tra 200 metri, gira a destra. Gira a destra. Guardo! Che gara spettacolare! Non sono riuscita a trovare un pilota di nome Fernando Miron nei registri della Baja 500 o della Baja 1000, ma questo non significa che non ci fosse. E la Dakar? L'Africa è lontana per un piccolo vocio. Forse era solo una storia che raccontava allo zio Oscar e agli altri bambini in famiglia. So solo che lo avrei ascoltato per ore. Ufficiale o no, era un gran pilota. Sì. Lo era. Vamos! Ehi là, ti va di fare un salto? Sempre! A giudicare dai graffi che ho trovato sul fondo, non è la prima volta che questo vocio fa dei salti. Non vedo l'ora. Hai un percorso per me? È già impostato. Vai! Wow! Tutto ok? Sì, in effetti vorrei riprovarci. Ma non ora. Papà Fernando era un temerario, davvero. È sicuramente finito nei guai ai suoi tempi. E anche il vocio non è innocente. Stava solo mettendo alla prova le sue abilità, Leha. Puoi capirlo. Sai, hai ragione. Questo è ciò che fanno i bravi meccanici.
Torno al garage. A presto. Ci ho lavorato un po'. Penso che sarà piuttosto veloce. Sembra veloce. E c'è un rilevatore di velocità proprio sulla strada. Mi piace come ragioni. Il percorso è pronto. Andale, vamos! È molto veloce. Come ti è venuta questa idea? Non è stata una mia idea. Voglio dire, non del tutto. Mentre ripulivo il motore ho trovato dei segni attorno ai filtri dell'aria. Papà Fernando li ha ingranditi per migliorare l'aspirazione. Non poteva mettere il turbo. Ma tu ovviamente l'hai fatto. Sì, ti piace? È assurdo, mi piace moltissimo. Resta sulla strada, ok? Il rilevatore di velocità è là davanti, vai. Sarà fatto. Splendido! Tutto ok? Credo di aver lasciato i denti al punto di partenza. Adoro quest'auto. Allora è meglio che torni a riprenderli. Ci sentiamo presto. Dai un'occhiata. Mi piace. Non so dirti perché, ma mi piace. Sali e ti spiego. Wow! Caspita, è veloce! Vero? Ho preparato un percorso per te. Vai! Fermarti. Ho sistemato i freni. È stato fantastico. È veramente molto veloce. È davvero speciale, vero? Aspetta di vedere cosa ci ha fatto papà Fernando dopo. Ehi, Ale! Ehi, Vocio? Ho cambiato solo l'angolo delle ruote e ritoccato le sospensioni. Ok, ho modificato pesantemente le sospensioni. Non vedo l'ora di provarlo. Iniziamo con un tour di Guanajuato. Chissà se papà Fernando ha mai fatto qualcosa del genere. Forse. Magari proprio su queste strade. Peccato, non lo sapremo mai. Non preoccuparti per le gomme, abbiamo i ricambi. Thank you.
sarebbe orgoglioso. Robert Glenn. Lo conosco. Abbiamo... Forte! Portala qui e cambiamo gli pneumatici. Sembra che sia stato divertente, ma wow! Mi serviranno davvero delle gomme nuove. Sì, mi sono fatto prendere un po' troppo. Non preoccuparti, ho un sacco di ricambi in negozio. A presto! Giusto in tempo! Siamo pronti per te! Sì? Volevo vedere cos'è in grado di fare quest'auto in termini di agilità. Così ti ho costruito un percorso apposito. Vuoi provarlo? Assolutamente! Lo immaginavo! Sali, ti spiegherò tutto! Abbiamo allestito diverse rampe e ostacoli qui intorno. Segui il percorso e completalo il più velocemente possibile. Che spettacolo! Dovrò sistemare un paio di ammaccature, ma il bello di un vocio è questo. Basterà un martello e dell'acqua calda. Questa è un'ottima auto. Sono certo che al tuo bisnonno sarebbe piaciuto vederci. Sicuramente. Peccato che non possa vederci. Non ci pensiamo. Ora vai. Ci sentiamo presto. In condizioni originali, proprio come quando è uscito dalla fabbrica negli anni 60. Ti piace? È un look classico, però i kit di potenziamento... Non preoccuparti, tutti i potenziamenti sono al sicuro. Possiamo rimetterli in qualsiasi momento.
Volevo fare una bella foto all'auto. Ah, sì! L'habitat naturale del Vocio. Questa è stata la prima Beetle della mia famiglia, ma non è stata l'ultima. Io ne ho avuta una e anche Ramiro. Pensavo che amare il Vocio fosse solo una cosa messicana, ma forse... Beh, sembra stupido, ma... Forse portiamo con noi lo spirito di papà Fernando. Che ne dici? È davvero bello, Ale. Forse anche qualcosa di messicano. Sicuramente è una cosa messicana. Dai, dai, scatta la foto. Questo cielo deserto sarebbe perfetto. Stavo pensando la stessa cosa. Se fosse in bianco e nero potrebbe essere papà Fernando il giorno della gara. Mi fa impazzire. Voglio dirti grazie mille per tutto. Mettiamo sempre una foto di papà Fernando sull'offrenda per il Dia de los Muertos. Quest'anno avrò molte cose da raccontargli. Digli che il Vocio è in buone mani. Lo sarà. Papà Fernando dice che ora il Vocio mi appartiene. Posso farne quello che voglio. E per questo lo dono a te. Come? Ale, no! Promettimi solo che lo riporterai sempre al mio garage. Ora via di qui. Io e papà Fernando abbiamo altre idee a cui lavorare. Ti chiamo io. Ho rimosso tutte le modifiche e gli extra. Proprio come il giorno in cui papà Fernando lo acquistò nel 1963. Un Vocio originale puro. Ancora una delle auto più belle di sempre. Vero? Ora riportiamolo indietro. L'importante è non perdere di nuovo. Meraviglioso. Non solo tutte le acrobazie e le gare con il Vocio, ma anche avvicinarmi alla mia famiglia e al mio papà Fernando. Quando siamo alla guida di quest'auto, è come se fosse qui con noi, vero? Appenderò la sua foto accanto a quella che scatteremo. Così potrà sempre vegliare su di me nel garage. Capisco. Apprezzo molto che tu stia condividendo tutto questo con me. Non è niente, davvero. Di sicuro sareste andati d'accordo.
forza. Scattiamo la foto finché c'è ancora luce. Perfetto. Quando ha scattato una foto qui era la fine, ma per noi è solo l'inizio. Voglio dirti grazie mille per tutto. Mettiamo sempre una foto di papà Fernando sull'offrenda per il Dia de los Muertos. Quest'anno avrò molte cose da raccontargli. Digli che il vocio è in mani sicure. Lo sarà. La bisnonna Rosa dice che suo padre vorrebbe che il vocio andasse nelle mani di un pilota come lui. E io sono d'accordo. Quindi, ora è tuo. Come? Ale, no! Promettimi solo che lo riporterai sempre al mio garage. Ora via di qui. Entra nella Hall of Fame. Almeno io e papà Fernando avremo tempo per lavorare ad altre idee. Quindi, che cos'hai in programma, Ale? Nada, nada. Beh, sono riuscita a ottenere un telaio Volkswagen Beetle vergine e ci ho costruito qualcosa da zero. Papà Fernando probabilmente penserebbe che sono quasi impazzita. E hai anche una Koenigsegg qui. Perché? Perché gareggeremo, naturalmente. Questa volta prendo l'auto di serie e non trattenerti. Prepara! Dell'ipervocio? Penso che tu abbia fatto tutto questo solo per poter dire ipervocio. Forse. Se vuoi porta il vocio all'autosalone una volta o l'altra e ti farò vedere come personalizzarlo. Thank you.
splendido! Ben fatto! Ah, e la mia famiglia ha organizzato una piccola mostra di oggetti appartenuti a papà Fernando presso l'avamposto. Dovresti darci un'occhiata. Sembra che fosse un tipo interessante. Vorrei averlo conosciuto.